Oggi si va in Olanda, nei Paesi Bassi, la terra dei mulini, dei canali, dei musei, delle zone luci rosse, dei coffee shop e in realtà di tanto altro ancora. Anche stavolta non con l'aereo, ma con la poderosa, la 09. Quest'anno abbiamo già fatto due volte su e giù dalla Sicilia alla Germania. Non saranno un problema gli 800 km che dobbiamo fare, no? All'alba dell'una di pomeriggio siamo pronti a partire direzione Olanda, Paesi Bassi. Facciamo benzina e partiamo. Oggi si va ad Alkmaar. Azzeriamo il trip del viaggio totale, perché questo viaggio sarà proprio dedicato ai Paesi Bassi. State vedendo la 09 più o meno col suo setting abituale di bagagli, ma in realtà nel baule abbiamo anche una coperta, perché praticamente dove dormiremo oggi non pagheremo, perché sono tipo amici della mamma di Roxy, però non avevano coperte per noi, quindi stiamo portando anche una coperta. Più o meno 410 i chilometri previsti fino ad Alkmaar in Olanda. Sta a tutti gli effetti arrivando l'autunno, gli alberi sono gialli. Poi, come vi ho detto nel precedente video, a settembre ha piovuto pochissimo. Oggi forse è il primo giorno di freschetto, non so quanti gradi ci sono, ma sicuramente meno di 20. Adesso facciamo benzina in città prima di prendere l'autobahn. Costa molto meno, 30 centesimi di differenza tra la città e l'autobahn. Vediamo a quanto sta oggi, comunque sta aumentando. So che sta aumentando anche in Italia, praticamente sta aumentando in tutta Europa. 1,92,9, praticamente 1,93. Dicevo, la gomma posteriore mi sembra sgonfia, adesso proviamo a gonfiarla, vediamo quanto è la pressione. Non sembra niente di grave, la gomma si è sgonfiata soltanto tipo un bar, 0.1 bar. Imbocchiamo l'autostrada direzione Dortmund e il viaggio può iniziare. Ancora circa 150 km di autostrada al confine con l'Olanda. Siamo quasi arrivati allo svincolo per l'autostrada olandese, ma è incredibile che ci sono le piste ciclabili pure in autostrada, ragazzi. Sulla destra c'è tutta una pista ciclabile. Vedete Amsterdam, il primo cartello. Ancora siamo nello stato o regione, chiamatela come volete, della Nord-Westfalica in Germania, praticamente al confine con i Paesi Bassi. Che bello, non siamo gli unici in moto. Comunque mi sembrano dei 125. Pazzesco, in autostrada con 125. Siamo in Olanda, abbiamo fatto già 200 km, tutti così come li state vedendo in questo momento. Altro paese sbloccato per la 09, Olanda. La prima cosa che si vede qua è l'autogrill. Niente, qui non c'era un benzinaio. Andiamo al prossimo. Nel simbolo delle città ci sono i mulini a vento. Qui in Olanda il limite di velocità nelle autostrade è di 130 km orari. La benzina, nonostante qui costa di più, in autostrada costa uguale, perché non subisce forse un grande aumento. Eccoci qua. Con questo piano dovremmo arrivare ad Alkmaar. Che emozione, con la 09 siamo entrati in un'altra nazione, l'Olanda. Penso che sia il decimo o l'undicesimo stato, non ho fatto il conto in realtà, che visito con questa moto. Le prime vibes dell'Olanda è che mi sembra tutto più a misura d'uomo rispetto per esempio alla Germania, nel senso le autostrade attraversano le città e ai lati ho notato, già questa è la terza città che attraverso, si intravede comunque quella che è la città. In Germania è tutto più scollegato, le autostrade sono proprio distanti dalle città e si prende la 1 verso Amsterdam. Guardate queste mucche bianche e nere, queste sono le mucche frisone. Se ci fate caso, noi da bambini immaginiamo la mucca sempre bianca con le ghiazze nere, però dalle nostre parti in Italia non è così, no? È marrone. In realtà la mucca che noi utilizziamo come stereotipo e che si insegna anche ai bambini come stereotipo nei cartoni animati è proprio la mucca frisone, si chiama, chiamata così perché questa una volta si chiamava Frisia, questa zona prima di essere Paesi Bassi. Paesi Bassi che si chiamano così perché appunto sono sotto il livello del mare, diciamo esistono grazie anche a un funzionamento di dighe. Noi in Italia la chiamiamo Olanda, ma Olanda in realtà sono due province dei Paesi Bassi, l'Olanda settentrionale e l'Olanda meridionale, dove ad esempio c'è Amsterdam. Che macchine strane che hanno qui, a parte questa Alfa Romeo che mi ha risuperato. Traffico anche qui in Olanda, non si arriva più, mi sembrava più vicino all'Olanda da Hannover. Molto famoso anche il formaggio. Ci sono tantissime pecore e tantissime mucche e in questi 100 km di autostrada ne avrò viste a centinaia. Stiamo attraversando un sacco di città qui in autostrada, ma mi sa che sono l'unico che rispetta i limiti. Sto andando a 105 dove il limite è, anzi a 110 dove il limite è 100. Le macchine mi sorpassano da destra. Questo stereotipo che nel nord Europa rispettano tutti le leggi è proprio falso. Assurdo, è l'anarchia più totale. Questo furgone ha tagliato tutta la corsia e sto sorpassando tutti a destra. Max senza DB killer, no vabbè ragazzi, sono veramente stupito. Guardate questa, io sono
sopra il limite di velocità. 5 corsie, non si capisce una mazza. Siamo su un ponte sospeso, praticamente sull'acqua, e qua è tutta acqua. Quando piove come fanno a straripare tutto? Qua comunque tutti guidano a cazzo, ci sarebbe dare la precedenza e mi sorpassano, boh. Questo ponte si apre, è sollevabile per far passare le barche. Ma il diesel costa come in Germania? La benzina costa leggermente di più. La gente gira senza DB killer, sembra molto meno ligia al dovere rispetto alla Germania. Le casette hanno tutto questo stile. Andiamo a prendere quel tizio. C'è questo con questo motore da 4,50 che scanna come un pazzo. Mamma mia, tutto chittato, gomme semi da stellate. Guarda qua, pecore, anatre, meraviglioso, i Paesi Bassi sono spettacolari, sembrano una fiaba, guarda quel cervo, un mulino a vento, guarda che bello. Sono davanti a un mulino a vento ad Amsterdam. Raga, pazzesco, la 09 è un mulino a vento. Guardate che spettacolo. Poi qui ci sono un sacco di piste ciclabili, vedete, tutti si spostano in bici, entrano dalla strada, poi percorrono tutte queste stradine. Super caratteristico. Sembra una cosa stupida, ma guidare accanto ai mulini, strade, qua in Olanda è davvero bellissimo. È super caratteristico tutto. Può non piacere, però è veramente caratteristico e particolare. Siamo nella stradina di questo bar, se la vi. Guardate lì il parcheggio, è pienissimo di bici. Infatti si dice che in questa provincia ci siano più biciclette che automobili. Presto vedrete sul canale una bici come questa, perché me ne dovrebbero spedire una. Sanno guidare con quelle persone, è incredibile. Cioè, ma centinaia di mucche. E questa è Alkmaar, posto dove dormiremo oggi. Anzi, dovremmo dormire in un posto più suggestivo oggi, che è praticamente un'isola dentro la città. Mamma e figlia con la bicicletta. Ecco, come vedete, dove dormiremo è un'isola nell'isola, vedete? È praticamente circondata a 360 gradi dall'acqua. No, gli appartamenti danno proprio sui canali. Qua sembra Natale con tutte queste lucine. Qua c'è la Politi. E guardate qua, che spettacolo. No, cioè, ma sembra Amsterdam questo posto. Cioè, ma sembra Natale. Non si può andare qua. Sorry, I have to sleep here this night. I can enter or... don't ticket, no ticket. Ah, ok, thank you. Thank you. Hi. Ciao. Nice to meet you, che bello. Sì, no, infatti no, no, Mario no. Look at me, man. Look at me, I'm the real German. La 09 stanotte dormirà qui, sotto questo tetto. Praticamente dove dormiremo noi questa sera è un'isola dentro questa città che è Alkmaar. Ceniamo vicino Alkmaar, una piccola Amsterdam, piena di canali e il centro è completamente navigabile. È praticamente un'isola. Edifici del 1500, luci caratteristiche e la capitale del formaggio. Sentite questa musica, sono i pendoli delle chiese. Si cena qui questa sera, questo è il ristorante dove mangeremo. Tra l'altro in Germania sono iniziate le vacanze annuali, perché qui non fanno una lunga vacanza in estate, fanno più volte vacanze ma per meno giorni. Molti tedeschi sono qui in Olanda a fare vacanza. Questo è il mio hamburger. Roxy invece ha preso un'insalata. Da bere Pinot Grigio. Dopo cena una passeggiata e si va a dormire. Buongiorno e buona domenica dall'Olanda. Giorno 2, questo è stato il nostro giaciglio. Il room tour, devo dire, è molto minimale. Però guardate che vista. Praticamente già fuori la stanza, guardate. Abbiamo un canale e andremo a fare colazione lì. La gente praticamente qui si può spostare in barca, perché c'è il parcheggio praticamente davanti alle case. E poi lì ci sono ponti elevatori che si alzano e fanno passare le barche. C'è questo bagno senza bagno, c'è soltanto la doccia. Mentre il gabinetto in un'altra stanza, ma è sotto. Qua si usa a dividere il bagno
diciamo il water e la doccia. La 09 è qui sotto, in questo momento non si vede. Questo è un altro panorama della città. Qui siamo ad Alkmaar, più o meno 30 minuti da Amsterdam, anche meno. Un bel panino col salame a colazione davanti al canale. God bless you. Proviamo il formaggio olandese. È veramente buono. Finalmente si va ad Amsterdam. Per fortuna, tra l'altro, c'è una bellissima giornata con il sole. Molto suggestivo camminare qui. Com'era più di 300 anni fa, come oggi. Lasciamo la 09 ad Alkmaar e prendiamo in auto la tangenziale per Amsterdam. 1950 aerei atterrano ogni giorno all'aeroporto di Schiphol, che è il principale dei Paesi Bassi. Si trova a 15 km da Amsterdam ed è uno dei principali aeroporti del mondo per quanto riguarda le connessioni intercontinentali. Macchine strane ad Amsterdam. Ci troviamo qui, che siamo praticamente al parcheggio del Stadio Olimpico di Amsterdam. Prenderemo la metro fino alla stazione centrale e poi possiamo girare qui per tutta la città. Praticamente questo biglietto, che ci consente di fare sia andata che ritorno entro un giorno, è costato soltanto 8,50 euro diviso 4. È valido per 4 persone, perché è un biglietto per la macchina valido per 4 persone. Considerando che Amsterdam è molto cara, il prezzo è veramente economico. Primo mezzo di oggi. Ho comprato le carecche al gusto cannabis, ma è veramente immangiabile. Immangiabile? Orrendo il sapore, sa tipo di erba, però fatta dolce. Questa è una delle piazze centrali, in questi monumenti. Questo è il palazzo dove dovrebbe vivere un re, comunque un palazzo reale. Anche nei lampioni, infatti, c'è la corona reale. I Paesi Bassi infatti sono una monarchia costituzionale. Ed iniziano anche qua ad Amsterdam i canali. Inutile dire che Amsterdam è la città dei canali, più di 100 km di canali qui ad Amsterdam, nonostante non è grandissima rispetto ad esempio ad Amburgo. Tutto questo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Amsterdam si chiama così perché nasce e si sviluppa lungo il fiume Amstel, da cui poi derivano tutti i 100 km di canali e ponti che rendono questa città unica al mondo, grazie anche ad un particolare e collaudato sistema di dighe che funziona sempre, tranne cause eccezionali. 165 i canali che scorrono per la città. Complessivamente vanno a formare una rete di 100 km di corsi d'acqua che dal 2010 sono patrimonio dell'UNESCO. A proposito di canali, ben 25.000 biciclette finiscono in fondo ai canali della città ogni anno. Il dato curioso è che a quanto pare soltanto 8.000 vengono recuperate. Giornata incredibilmente molto calda, nonostante siamo ad ottobre, soltanto col maglione. Poi qua comunque guidano tutti velocemente. La cosa che mi ha stupito di più in assoluto, come avete visto anche nella parte in moto, è che guidano tutti di fretta e non rispettando le regole. In Germania è praticamente il contrario, è difficile trovare qualcuno che ti sorpassa a destra, che ti sfiora. Qui addirittura camminano sulle corsie d'emergenza pure in autostrada, non capisco perché. Eppure mi avevano detto che qua le multe sono molto alte quando arrivano. Io infatti rispetto le regole al 99%. Quando sono andato ad Amburgo mi avevano detto che Amsterdam era molto simile, in realtà non c'entra niente, a volte quello che si legge o che si sente in giro è completamente falso. Amburgo è una città larghissima, dispersiva, Amsterdam il centro è veramente stretto, ogni metro c'è qualcosa da vedere, da fotografare, stra consigliata. Mi fa ridere che in Italia o a Roma molti si lamentano dei monopattini elettrici, dicono che rovina la città. Qui ci sono più biciclette che persone e veramente qui secondo me sarebbe da regolamentare un minimo la quantità di biciclette che ci sono nel centro storico, perché in effetti rovinano un po' anche l'atmosfera. Da un lato è caratteristico vederle tutte messe qua, dall'altro non ci si può camminare perché i marciapiedi sono strettissimi. Guardate, ci stanno malapena una persona, diciamo, per fila in fila. Ovviamente c'è tantissimo turismo e quindi pedoni e ciclisti camminano insieme ed è un po' un problema. Parcheggiano le bici anche sulle barche, pazzesco. Questo legge mentre guida la barca, spiegatemi com'è possibile. E questo cerca di sorpassarlo. C'è l'anarchia più totale comunque ad Amsterdam, veramente. Proviamo questa torta tipica olandese.
ho scoperto che praticamente tutti i lampioni hanno la corona. Siamo davanti alla casa di Anna Frank. Questa sullo sfondo è la famosa casa dove Anna Frank, che era un'ebrea, è stata nascosta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti hanno fatto appunto la caccia agli ebrei. Adesso è diventato un memoriale, diciamo, ovviamente per l'olocausto, contro l'olocausto, proprio un museo. C'è un po' di fila in effetti per entrare, non so se la farò. Qui ad Amsterdam c'è da tornarci, sia per visitare questo museo, sia per visitare quello di Van Gogh e tutti gli altri musei. Adesso facciamo un tour qua col battello, 22 ore 50, un'ora. L'architettura di Amsterdam è originaria del XVI secolo. 11 milioni le travi di legno che sostengono gli edifici di Amsterdam. Lo stemma delle 3X di Amsterdam è il simbolo ufficiale della città. Si vede in ogni edificio governativo. In realtà ci sono vari significati. Il primo è che le 3X sono in realtà le tre croci di Sant'Andrea. Sant'Andrea era un pescatore che fu martirizzato su una croce a forma di X nel primo secolo d.C., il che è rilevante per Amsterdam poiché il simbolo della città risale al 1505, quando era una città di pescatori e tutte le navi registrate ad Amsterdam avevano questa bandiera. Un'altra delle teorie sostiene che le 3X rappresentano le tre prove che Amsterdam ha affrontato ripetutamente durante la sua storia. Queste erano inondazioni, incendi e peste nera. Tuttavia non c'è nessun documento ufficiale. La seconda teoria è più romantica. Quando le persone olandesi si salutano, si scambiano tre baci. Questa teoria dice che ogni X rappresenta uno di questi baci. La terza e ultima teoria è quella che gli storici pensano sia la più vicina alla verità. Si pensa infatti che le 3X possono essere collegate alla nobile famiglia persiana che possedeva molte terre intorno ad Amsterdam. Questa famiglia possedeva anche altre due città vicino, Ouder Amstel e Nieuwer Amstel. Queste sono le case galleggianti, le houseboat. Il costo di una casa galleggiante può variare in base alle dimensioni e all'anno di produzione della struttura. Si va dai 60 ai 200.000 euro. Al prezzo di acquisto della casa però vanno sommate diverse spese. Oltre al prezzo di assicurazione e manutenzione, e siamo a una media di 2.000 euro annui, ci sono da considerare le tasse di ormeggio, che possono variare da poche centinaia a diverse migliaia di euro a seconda del posto. In una zona centrale la guida ci ha detto che può costare anche 400.000 euro. Da questo tour ho scoperto che questi canali più o meno sono profondi 3 metri. Il primo metro a quanto pare è sporcizia, il secondo metro è acqua e il terzo metro sono biciclette. Sono state ritrovate ben 16.000 biciclette in un anno, un ragazzo che le acchiappa con un magnete. Questa è la famosa Piazza dei Musei. Qua ci sono tutti i musei più belli di Amsterdam, tra cui quello di Van Gogh. Sul frontale di questo edificio ci sono tutti i nomi delle più grandi città dell'Olanda. Per l'esattezza è questa la piazza dove ci sono tutti i musei. Il museo di Van Gogh è qui alle spalle. Quest'area è un po' diversa rispetto al resto di Amsterdam. È appunto dedicata proprio ai musei. Bella comunque, però sì, diversa rispetto al resto. L'Olanda inoltre è anche super progressista per quanto riguarda il discorso dei diritti civili. È stata la prima nazione, il primo stato a legalizzare il matrimonio tra omosessuali. Amsterdam è la città con più musei al mondo se si fa una relazione tra numero di musei e grandezza della città. Di preciso, per il momento sono ben 51. Compriamo un nuovo adesivo per la 09. Questo è il museo di Van Gogh, ci tornerò assolutamente perché sono curioso di vedere l'urlo. Stiamo andando in un altro quartiere qui ad Amsterdam. In questa strada c'è anche un coffee shop. Direi che dopo aver visto canali, musei e tutto quello che avete visto fino ad ora, è arrivato il momento di provare anche questa peculiarità di Amsterdam. Ad Amsterdam la vendita e l'uso di marijuana è legale all'interno dei coffee shop. Per vedere anche questa esperienza dentro un locale caratteristico, trovi un video esclusivo per gli abbonati. Abbonati soprattutto per supportare il canale. Allora ragazzi, siamo usciti, penso che ormai il tempo sia passato, è passata una mezz'oretta. Non so se consigliare comunque questa esperienza, almeno una volta nella vita magari sì, ma niente di incredibile. Ho registrato un video per gli abbonati, se volete vedere il video integrale, lo trovate, proprio un video dove faccio questa esperienza. Per il coffee shop c'è questo parco dove tutti poi si vanno a rilassare. Le strade qua è vietato bere proprio perché vicino ci sono i coffee shop. Il tour di Amsterdam continua by night e manca soltanto un quartiere da visitare, cioè il De Wallen, e sarebbe il quartiere a luci rosse. Guardate che radice che c'era qua in questa stradina.
dove a malapena passa una macchina. Da queste luci in poi inizia la Red Line District. È abbastanza più spostata dal centro, diciamo almeno 10-15 minuti a piedi, e già il mood diciamo è diverso. Questa è la via che viene dal centro, e la Red Line District è questa qua. La famosa zona del quartiere a luci rosse è quella immediatamente a sud della stazione centrale, facilissima da raggiungere e contornata da canali. Si chiama The Wallen, le mura, proprio perché qui in passato gli antichi bastioni formavano e racchiudevano il cuore della città. Già nel 1300 in questa zona della città le donne giravano nei vicoli con delle lanterne rosse per attirare i clienti. Poi con l'avvento dei bar è arrivato il boom. Tuttavia la prostituzione è rimasta illegale fino al 1810 e i bordelli sono stati legalizzati solo nel 2000. Nel 2009 è stato lanciato il Project 102, un piano di risanamento varato dal consiglio comunale con lo scopo di risanare il quartiere e tenere a bada il turismo sessuale. Da qua in poi invece inizia il quartiere cinese, Chinatown. Vediamo anche la birra di Amsterdam, l'Amstel Beer. Vediamo se è buona. Buona. Qui c'è un bar irlandese e là sono le case a luci rosse. Sopravvissuti a tutta questa giornata, si va alla stazione centrale e si torna col treno. Treni a due piani. Tornati ad Alkmaar. In ottime condizioni, nonostante tutto. Proprio strana domanda. È Natale ormai! Se ci sono tutte queste luci adesso, chissà come sarà a Natale. Mica quante riprese. Cioè, ogni centimetro dell'Olanda mi piace. Qua siamo di nuovo ad Alkmaar. È tipo quasi mezzanotte e camminiamo da soli per la strada. Ci siamo svegliati a mezzogiorno e adesso si ritorna in Germania. Sono in play? Mm-hmm. Prima di partire prima di ripartire per la Germania applichiamo gli adesivi che abbiamo comprato ieri ad Amsterdam con le 3X che abbiamo spiegato ieri che cos'è. Così forse è meglio da un'altra. Con i nuovi adesivi di Amsterdam si riparte. Ciao! Ci vediamo, ciao ciao. Ripartiamo da Alkmaar, la piccola Amsterdam. Canali ovunque. Dopo 50.000 km di viaggi con la 09, l'Olanda è uno dei posti che più mi ha colpito. Guidare tre mulini a vento, i canali, ad ottobre con questo clima fantastico, è stato per me davvero emozionante. Questi mulini sono stati costruiti nel 1636. Sembrano abitati, c'è una macchina parcheggiata qui in garage. Vicino alla porta ci sono scarpe, scopo, vestiti. Un'altra cosa strana che sto notando è che le pecore sono completamente diverse da quelle che abbiamo in Italia. Hanno la testa molto più grossa e il corpo più corto. Tra l'altro ho assaggiato un po' di formaggio olandese e devo dire che è buonissimo. Stare qui mezz'ora davanti ai mulini. Tra l'altro guardate, hanno anche i numeri civici. Ho fatto anche due penne qua in mezzo ai mulini. E adesso si torna a casa ragazzi. 4 ore, 410 km. Si deve fare strada. Make a road. Questa signori è l'Olanda nuda e pura. Con le mucche frisone, i mulini a vento. Stiamo allontanando da Amsterdam, ma siamo ancora nella provincia olandese dei Paesi Bassi. Questi si stanno fregando i cartelli come Figaro e Picone. L'otto. Ancora mucche, canali e casette tipiche olandesi. Poi super super verde. Qui stiamo attraversando altri paesini olandesi e praticamente una casa su due ha pecore o mucche. E sono tutte abitate queste case, tutte, non sono case di campagna. Questo dovrebbe far riflettere comunque che secondo me un'economia per funzionare deve comunque aver bisogno di un allevamento non intensivo ma domestico, possiamo dire. La vita qua in Olanda è abbastanza più cara rispetto a quella della Germania, però immagino anche che producendosi cibo e altro e verdura in casa si riesce davvero a risparmiare tanto. Ovviamente non che tutti producano latte e verdura, però voglio dire una buona parte della popolazione sì, e immagino che questo va un attimo ad ammortizzare i costi o comunque anche ad alimentare quella che è l'economia proprio locale. Paradossalmente l'Olanda è molto simile alla Sicilia su certe cose. Ovviamente i paesaggi sono completamente diversi. Noi abbiamo il mare e la montagna, loro hanno soltanto pianure, mulini, canali. Però ci sono delle similitudini. Sembra un posto fiabesco, con i vestiti e i panni stesi, semafori gialli lampeggianti perché qui non c'è tanto traffico, ci sono soltanto trattori e macchine che sfrecciano. E io vi consiglio di viaggiare, ma soprattutto di viaggiare senza prendere autostrada. C'è cosa più bella. Guardate le mucche davanti nel giardino di casa. Pazzesco. Siamo a Bittenbester. La benzina costa meno rispetto ad Alkmaar, 10 centesimi in meno. Praticamente i paesini sono tutti così, canali con ponti per entrare a casa, dei veri e propri ponti per entrare a casa. Piste ciclabili più larghe delle strade delle macchine. Guardate, questa è la strada per le macchine, praticamente non c'entriamo, una moto e una macchina, mentre
le piste ciclabili sono larghissime, i semafori sono tutti con rilevo acustico, quindi immagino anche che per le persone non vedenti questo sia ottimo. Si deve stare attenti perché qua il limite è di 30 km/h e ci sono gli autovelox. Altri ponti, l'acqua è super piena di muschio. Risalutiamo Mid and Benster e rientriamo in un'altra statale verso la Germania, su queste statalone autostrade olandesi a 5 corsie, noiosissime. Meno male che la 09 non consuma un cazzo. 173 km, 7 litri consumati, 2,30 euro la I10 in Olanda, quella che costa di meno in autostrada. 170 diviso 7 fa 24,2 km con un litro. Adesso si pranza qua in un autogrill olandese per un panino e bibi da 7 euro. Penso proprio che prenderò questo. Ripartiamo, 255 km ad Hannover. Vediamo se ce la facciamo con un pieno. Si rientra in Germania. Mancano ancora 210 km ad Hannover. Allora ragazzi, 261 km di autostrada. Abbiamo fatto 261 km con un pieno, con l'ultimo pieno. Vediamo quanta benzina abbiamo consumato. Ma facendo solo autostrada è la prima volta che faccio 2,70. Vediamo quanti litri entrano. 1,86 in questo momento la benzina qui in Germania. 30 centesimi meno dell'Olanda. Ok, siamo pieni fino all'orlo. 12 litri 40 per 260 km, 61,5 diviso 12,40, 21 km al litro abbiamo fatto. Salita frase. Lascia un like e un commento per supportare il video del canale. Se vuoi vedere le parti al coffee shop, abbonati, così supporterai anche il canale. Troverai un mini video dedicato che non posso mettere per tutti. Seguimi anche su Instagram, trovi il link in descrizione e ci vediamo nel prossimo video.